che è successo? Ma è successo che credo che oggi abbiamo sbagliato partita, purtroppo non abbiamo giocato come avevamo abituato le ultime partite, cioè davvero Modena. Posso garantire che non abbiamo assolutamente sottovalutato l'avversario, ma c'è stata assolutamente una prestazione non da Modena, ripeto, quindi purtroppo è andata come è andata, abbiamo perso questa partita e ora c'è da rimboccarsi le maniche, perché se prima comunque il cammino era complicato, adesso lo è ancora di più, è ancora più in salita, però comunque noi ci crediamo ancora e lotteremo fino alla fine per raggiungere l'obiettivo. Poi colpa della sosta, colpa della non la sosta, questo non lo so, però comunque credo che la colpa sia di tutti noi che siamo scesi in campo e non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Non abbiamo giocato da Modena, credo, perché comunque siamo andati in difficoltà su diverse situazioni, anche se comunque loro non hanno creato tantissime palle gol, però comunque sono riusciti a far gol in una delle poche occasioni che hanno avuto. E alla fine sono stati più bravi di noi. I fischi del pubblico sono stati fischi di delusione? Ma i fischi fanno male perché comunque siamo dispiaciuti noi quanto loro. È normale che loro non si aspettavano questa prestazione, non si aspettavano questo risultato, come non ce l'aspettavamo neanche noi. Quindi ora ti ripeto, dobbiamo rimboccarci le maniche assolutamente per cercare di fare le ultime partite nel migliore dei modi e cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Noi ci crediamo ancora, quindi già da domenica cercheremo di tornare il vero Modena e cercheremo di portare a casa i 3 punti che sono quelli che ci permetteranno di continuare a rincorrere.